Noi su questa situazione abbiamo già fatto due interrogazioni parlamentari, presto ne presenteremo un'altra perché di dentro voi non potete entrare, però in realtà è un porto di mare in cui non si sa bene quante persone sono dentro, da dove vengono queste persone. Dopo l'aggressione non sono state messe forze dell'ordine per controllare il territorio e giustamente sono esasperati tutti gli esercenti e tutti gli abitanti della zona perché è fra due quartieri. La cosa che ci preoccupa tantissimo è A. che la Croce Rossa non stia dando risposte, Croce Rossa per cui fa tantissime cose, come avete detto voi, questi però sono andati a manifestare contro la Croce Rossa dicendo che non gli vengono date un tot di servizi, servizi che concordo con la persona che è intervenuta prima, spesso loro vanno a rivendere. A Bologna io ho saputo ad esempio che i braccialettini che vengono dati all'hub per poi entrare dentro, mangiare, fingono le persone che ci sono all'interno di perderli e li vendono. Questa è una situazione che non è tollerabile, ma non è neanche tollerabile che questi, io capisco, vogliono andare da un'altra parte, posso capire 2000 cose che fanno, non possono bloccare una città.